Buongiorno ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi faremo un lavoretto carinissimo, molto utile per le nostre care mamme, per le nonnine, per le zie e anche per le amiche. Rimanete con me che vi dico subito di cosa si tratta. Allora, per questo lavoretto ci occorre del cartone, un bel tessuto, io ho scelto questo a cuoricini perché si adatta all'occasione, perché cuoricini per le mamme ci vogliono. Passamanerie, li chiamo io. Filo di nylon, il gesso, dell'ovatta, pistola a caldo, io uso questo metro, una forbice. Iniziamo subito a lavorare. Abbiamo bisogno di 6 cartoncini, uno fatto così, 15x17. Lavoretto. Dobbiamo togliere questo qua rettangolare, dobbiamo fare due rettangolari, 15x11,5, 2. Poi facciamo un altro rettangolo di 8x15. E poi due fatti così, che sarebbero 12x12. Poi all'angolo facciamo questo lavoro, e due fatti così, 6 in totale. Dobbiamo tagliare il tessuto, dobbiamo tagliare un pezzo, apriamo. Lasciamo almeno 2 centimetri di largo per dopo piegare. Facciamo, io lo faccio a occhio, anche se ho il metro qua, lo faccio a occhio, faccio un 2 centimetri di qua, 2 centimetri di qua e 2 di qua, e faccio la striscia con il gesso. Ecco, ho lasciato più o meno 2 centimetri, 2, 1, potete lasciare quello, l'importante è che si possa piegare in dentro dopo con la colla. Ok, inizio a tagliare tutto, ci vediamo dopo. Bene ragazzi, ora abbiamo tagliato tutti i pezzi, in totale sono 12, 2 per ognuno. Questo qua, i tagli vanno fatto uno alla sua misura, la misura dello stesso cartoncino, e l'altro lo abbiamo fatto un pochino più lungo o largo, correggetemi. Così, 2 centimetri più largo, 2 centimetri per poter piegarli. Così abbiamo fatto con tutti, uno dalla misura del cartone e l'altro 2 centimetri più largo. Bene, adesso il seguente lavoro è rimpiazzare. Allora, prendiamo il cartoncino e la parte più larga la mettiamo in posizione giusta, così. E iniziamo a attaccare con la colla a caldo. Io ho fatto questi taglietti all'angolo, ho tolto due angoletti qua per farla più, un pochino più corta. Iniziamo a attaccare dal basso. Ragazzi, la prima parte non si è registrata, si era fermata la videocamera. Allora, abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo attaccato con la caldo e abbiamo lasciato il buco, lo abbiamo riempito di ovatta, che non si è visto. Adesso facciamo l'altro, così vedete come faccio. E poi l'abbiamo attaccato alla parte più corta. Adesso faccio questo che si vede meglio e spero si registri questa volta. Abbiamo attaccato la parte più lunga, come abbiamo fatto all'inizio. Finiamo di attaccare. Così.
Così abbiamo fatto con questa. Ok, adesso lasciamo il buco per mettere l'ovata, che quella parte non si è registrata. Iniziamo a riempire. Ecco che venga una bella bombatura. Voilà! Adesso attacchiamo la parte più corta. Se rimane un pezzettino fuori, fa niente, si taglia. Voilà! Bellissimo! Non è finito il mio capolavoro, ma verrà una cosa fantastica. E così facciamo con tutti. Cosa dobbiamo fare secondo voi? A proposito, questo qua, che sarebbe per aprire, è un cartoncino che ho tagliato con questa forma e poi ho foderato con lo stesso tessuto. Ho foderato, ho messo un po' di cola caldo e poi l'ho infilato dentro. Poi vi faccio vedere alla fine. Adesso andiamo a usare il filo di nylon, lo lasciamo per ultimo. Adesso vado a incollare tutta la base. Abbiamo già cucito questa parte. E così facciamo con tutto. Eccoci qua, l'assemblaggio della base è pronto. Adesso andiamo a chiuderlo. Bene, abbiamo concluso con l'assemblaggio. Adesso per ultimo dobbiamo attaccare la porticina. Andiamo a cucire per ultimo. Abbiamo finito di cucire, pronto. Adesso per abbellirlo andiamo con i passamani. Bellissimo, vero? Una bella poltroncina. Adesso vi faccio conoscere le sue sorelle. Queste qua sono le sue sorelle, spero si veda bene. Anche questa. Questa è la primogenita. Questa è nata 11 anni fa più o meno. Ormai è un po' fuori moda. Comunque funzionante ancora. Guardate. La primogenita vecchiota è ancora intatta, anche se l'ho fatto tantissimo tempo fa. Ecco, vi ho fatto conoscere le sue sorelle. Meno male che abbiamo la nonnina, abbiamo le mamme, abbiamo tante persone a chi regalare.
con questo video tutorial. Vi saluto e al prossimo video. Grazie, ciao!